Io mi sento bene fisicamente e sotto tutti i punti di vista. È normale che dopo queste due sconfitte c'è un po' l'ambiente, insomma, è un po' giù di morale. Noi non dobbiamo assolutamente farci prendere dal pessimismo perché siamo lì con le altre. Il campionato è lunghissimo e quindi ce la giochiamo e dobbiamo, come ho detto prima, impegnarci tanto ed avere fiducia. Come state lavorando anche l'allenatore dopo la partita, il ritorno da Udine? Che cosa vi ha detto? Su cosa, a parte i particolari da spogliatoio che naturalmente non ci rivelerai, però su cosa adesso state lavorando? Ma no, abbiamo parlato della partita, abbiamo analizzato le cose che sono andate bene e le cose che non sono andate bene, quindi alla fine l'abbiamo visto tutti. Il problema, cioè l'unico momento che abbiamo sbagliato è stato all'inizio del secondo tempo, in cui ci siamo schiacciati troppo. Questo non deve succedere e poi anche una volta subito il gol, il modo in cui abbiamo attaccato è stato un po' disordinato. Ci può anche stare per la foga, però insomma, ci siamo resi conto di questo e stiamo lavorando su questi aspetti qua. Vi siete schiacciati troppo, hai detto, quindi state lavorando sotto questo aspetto, sotto questo profilo, diciamo così. La chiave è psicologica? Perché è successo questo? No, secondo me la chiave non è psicologica perché ci può stare un momento in cui ti abbassi un pochino, poi vabbè, il fatto che loro erano in 10 è un po' un aggravante, però comunque il nostro problema è stato di aver perso troppe palle in uscita. Sulla ripartenza nostra la perdevamo, quindi dovevamo ri rimanere lì. Però è evidente che se non avessimo preso quel gol lì, poi il baricentro l'avremmo alzato sicuramente. Bastava una ripartenza fatta bene per alzarlo e poi magari rimanere alti fino alla fine della partita. Quindi è stato anche un episodio molto sfortunato che ha condizionato tanto. Tu conosci Stroppa da più anni rispetto ai compagni di squadra. Ecco, che atteggiamento e quali corde sta toccando in questo periodo, calcolando l'andamento della squadra? Che atteggiamento ha con voi? Che cosa vi ha detto, specialmente se vi appunti nell'orgoglio? Ma io penso che nei momenti difficili, ma in tutti i momenti, in particolare nei momenti difficili, l'unica cosa da fare sia quella di stare sereni e lavorare tanto. Ed è quello che stiamo facendo e che lui ci sta dicendo di fare. Quindi, secondo me, è il modo migliore di affrontare qualsiasi situazione. Spesso sentiamo dire tante volte in conferenza stampa, questa squadra deve portare il lavoro che fa quotidianamente in campo durante gli allenamenti anche la domenica in campionato. Finora questa cosa, vedendo anche gli spezzoni con i quali Pescara ha giocato bene, quindi parliamo di 20 minuti dell'Inter, una mezz'ora come si dice con l'Udinese, Cagliari e via dicendo. Secondo te, Bologna. Bologna, quando è che la squadra deve riuscire a portare l'entusiasmo, la voglia, l'organizzazione che c'è durante gli eventi anche in campionato. Perché non che tu sei una persona che parla senza peli sulla lingua, non sei uno che Quando è che ha... riuscirà? Vabbè, Esatto. noi ci stiamo provando, come hai detto tu, fino adesso ci siamo riusciti a tratti e pian piano stiamo cercando di aumentare sempre di più questi momenti durante i 90 minuti. È normale che poi, essendoci anche degli avversari comunque molto attrezzati, a volte ti costringono a difenderti. Ecco, deve essere parte del nostro DNA il sapersi difendere in maniera compatta nei momenti in cui ti schiacciano, perché ci può stare di essere messi magari nella tua tre quarti che ne so, per 5-10 minuti, allora lì dobbiamo riuscire a tenere, poi essere bravi a ripartire. Senti, l'impressione è che, così, insomma, dall'esterno, ti chiedo un giudizio, poi puoi anche non rispondere in modo schietto, però l'impressione è che la coperta sia troppo corta, indipendentemente dalla volontà di voi giocatori. In che senso? Che magari voi pensate molto alla fase difensiva in questo momento, come giusto che sia, però poi c'è la difficoltà a ribaltare il fronte del gioco e quindi a rendersi pericolosi negli ultimi 16 mesi. Ma non credo perché, vabbè, con la Lazio abbiamo Ma sbagliato. limiti strutturali, dico, non voglio,
attribuire responsabilità a nessuno di voi, né io faccio, questa è una mia sensazione. Sì, sì, no, non credo. Perché le qualità le abbiamo, abbiamo anche tanti giocatori che comunque hanno avuto bisogno di tempo per ambientarsi, e quindi c'è tutto per avere anche una buona fase offensiva. Fino adesso ci è riuscito a tratti, secondo me la migliore fase offensiva che abbiamo fatto è stata a Bologna. L'approccio, secondo te che cosa deve accadere? Secondo me cioè è già accaduto, perché a parte il passo falso con la Lazio, comunque l'atteggiamento Udine è stato quello giusto. Quindi quello che doveva scattare, che all'inizio un pochino mancava, era quella quell'intensità negli allenamenti, sto parlando. E invece è già un mese pieno che... Sì, la prima della Lazio. Sì, sì, anche un pochino prima che ci stiamo allenando veramente bene, con altissima intensità. E questo, se non ha portato risultati a breve termine, sicuramente li porterà a lungo termine. Sì, 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 assolutamente. Simone, in queste prime 8 giornate avete giocato con 8 linee difensive diverse, quindi mai gli stessi 4 difensori. Questo probabilmente è uno dei problemi, nel senso che quando si affineranno i meccanismi tra tutti i membri del reparto, quindi chi ha giocato 3 volte, chi 4, chi 2, cioè quando ci sarà l'amalgama giusta tra tutti quanti, forse un gol come quello di Udine, nato per una piccola disattenzione, per una casualità, che è proprio magari la mancanza di feeling al 100% tra tutti i giocatori, magari si riusciranno anche a portare a casa punti quando invece adesso, meritandoli, si perde, no? Che a Udine, tolto quell'episodio, secondo me, nella peggiore delle ipotesi, lo 0-0 lo avreste portato a casa anche mentalmente. Sì, io penso che a Udine la partita in fase difensiva sia stata fatta bene. E comunque il fatto che abbiamo cambiato tante difese è dipeso anche da fattori non controllabili, senza analizzare tutti i fattori, è solo un dato di cronaca. Comunque, ma io penso che durante l'allenamento ci sia il tempo, e anzi si debba proprio durante gli allenamenti trovare l'amalgama fra compagni. E quindi noi ci alleniamo sempre tutti con tutti, quindi ci conosciamo bene. Sicuramente il fatto di prendere tanti gol non dipende solo dai 4 difensori, ma da tutta la squadra. E in ogni caso, a parte la Lazio, io ho visto un certo miglioramento nelle ultime partite sotto il profilo difensivo. Ecco, a proposito di difesa, e quindi a proposito anche del tuo rientro, un rientro assai convincente. Sì, questo. Sì, sono abbastanza soddisfatto. Poi è normale che quando è tutta la squadra a aiutare risulta più facile per tutti, quindi anche i difensori centrali sono più coperti e sono più aiutati. Per dire, Blasi ha fatto i chilometri, ha recuperato un sacco di palloni, quindi quando tutti aiutano e corrono, la difesa ne trae giovamento. Senti, in occasione del gol subito, che ha deciso il match, lì che c'è stato un difetto di comunicazione, tu avresti rinviato il pallone? Sì, sì. Sul gol, sì, purtroppo lui, che tra l'altro con tutti i palloni che ha recuperato voleva recuperare, molto generoso è stato, voleva recuperare anche quello, non si è accorto che io ero sulla palla senza avversari, quindi purtroppo poi la palla è capitata proprio. No, non l'avevo chiamata perché negli attimi, poi io non mi ero neanche accorto che Blasi stesse arrivando sulla palla, quindi non l'ho chiamata e è capitato, insomma. Simone, pensi che nella tua esperienza di Pescara, quella con l'Atalanta, per fattori ambientali, per il momento storico del campionato, per le critiche, sia la partita più delicata, o ne riconosci qualcuna anche l'anno scorso? Per altri obiettivi e per altri motivi, dedicata allo stesso modo, più dedicata? Vabbè, sono situazioni diverse. Quando lotti per vincere un campionato, anche i pensieri che ti vengono sono diversi, l'approccio mentale è più facile, anche nella tensione è più facile. Quindi comunque noi abbiamo tanti giocatori che hanno fatto tanti campionati a salvarsi in Serie A, e
e sanno gestire questo tipo di situazioni. Io sono convinto che bisogna mantenere sempre la serenità, perché se ci si fa prendere dalla tensione eccessiva, dopo ne risentono tutti. Quindi non dobbiamo farci condizionare da nulla e giocare la nostra partita, consapevoli che siamo lì insieme alle altre, siamo in linea con quello che è il nostro campionato. È ovvio che tutti speriamo di fare un campionato di media classifica, di alta classifica, quello che è, però sappiamo anche che dobbiamo salvarci, quindi questo campionato dobbiamo fare. Senti, vedi troppo pessimismo nell'ambiente? Sì, vedo troppo pessimismo e sta a noi cambiare le cose. Invertire questo freno. Sì. È un eccesso direttamente proporzionale alla grande euforia dell'anno scorso, secondo te? Sì. Beh, è normale, sono piazze... è una piazza così, insomma, che si fa prendere tanto dall'entusiasmo e che pretende tanto nei momenti difficili, quindi è anche uno stimolo per tutti. Ma credevi di doverti giocare la salvezza col Milan? Non rispondere. No, scherzo, anche lui ti ha buttato il microfono. Vabbè, Atalanta siamo già... No, l'Atalanta. Sì. Domenica probabilmente verrà schierato di nuovo De Luca. Trova in nazionale, probabilmente spesso lo marchi anche durante gli allenamenti. Ecco, quali accorgimenti bisogna... È un bel giocatore. È molto rapido, tecnico. Sa andare incontro, sa attaccare la profondità. E quindi gli unici accorgimenti sono l'attenzione e non lasciare mai l'uno contro uno, quindi continui raddoppi e coperture più che altro. Alla fine non si scopre nulla nel calcio, quindi se si fanno le cose con attenzione si riesce a limitare chiunque. Dobbiamo metterci questa attenzione qua. Quindi l'atteggiamento nella fase difensiva sarà il medesimo di Udine più o meno, però bisognerà essere un po' più, diciamo così, intraprendenti nella metà campo avversaria. Sì, l'atteggiamento deve essere quello di grande attenzione e partecipazione di tutti nella fase difensiva. E poi è normale che anche in fase offensiva dobbiamo cercare di sfruttare meglio le ripartenze ed essere più un pochino più propositivi. Senti, lì dietro siete ora in 4 per 2 mani, perché torna a disposizione credo Terlizzi, quindi tu, Terlizzi, Bocchetti e Capuano, no? Quindi c'è grande concorrenza. E Čosić. Ah, Čosić, bravo, quindi 5. Sì. A meno che Bocchetti non venga spostato a sinistra, ma non credo. Sì. 5, quindi grande. Questo aiuta anche a tenere alta l'intensità in allenamento ed è sicuramente un bene. Naturalmente tu ti aspetti di giocare dopo la buona prova di Udine, no? No, io non mi aspetto nulla, io mi impegno giorno per giorno, poi decide l'allenatore. Simone, senti, in relazione a quelle fasi delle partite in cui la squadra sembra avere un crollo psicologico, può essere uno dei problemi di questa squadra la mancanza di un leader carismatico che sappia anche spronare quei giovani? Se non è questo il problema, ti chiedo qual è il giocatore di questa squadra che ha invece queste caratteristiche in campo durante la partita? Ma io non credo che basti un leader carismatico, una figura... per tenere in piedi un gruppo, cioè preferisco un gruppo senza leader ma con tutti i giocatori che facciano il loro dovere bene, perché anche in assenza di magari di una figura di riferimento nettamente al di sopra delle altre, comunque ci si riesce ad aiutare ed aiutandosi viene fuori la qualità di ciascuno. Quindi secondo me non è di quello che abbiamo bisogno tutti di dare il nostro contributo. Ma ci sarebbe un leader all'interno, sì o no? Sì, ci sono i giocatori più esperti, che tutti quanti, che comunque danno una mano e sono un esempio per tutti quanti. Perfetto. Anche il direttore dell'Icardi ha parlato, su cosa vi è spronato principalmente? No, sul dare tutto quello che abbiamo, sull'atteggiamento, e sull'essere più, diciamo, cattivi agonisticamente. E...